tutti amici di Let Me Play, bentornati sul nostro canale, io sono Spadone85, proseguiamo la nostra serie con Dead Space, siamo ad episodio 3, io vi ringrazio perché i primi due episodi li state guardando, quindi mi fa veramente piacere perché noi facciamo queste serie per voi che le guardate, quindi siamo molto molto contenti. Bando alle ciance, andiamo subito avanti con episodio numero 3, nel frattempo io vi invito a lasciare un like già a questo video, di lasciare like a tutti gli altri, iscrivetevi, campanellina, social, sito internet, le solite raccomandazioni che do in ogni video che sono molto molto importanti. Ma comunque adesso cuffie alle orecchie, perché Dead Space guai a giocarlo senza cuffie, e andiamo avanti. Dobbiamo andare verso il ponte di volo per arrivare al ponte ponte tecnico, quindi adesso mi sa che dobbiamo andare proprio lì. E infatti dobbiamo attivare un po' tutto noi qua adesso. Novità dai motori? Sì, ma non ha alcun senso. Combustibile esaurito, la centrifuga è disattivata. Siamo ancorati a un peso da 4 trilioni di tonnellate. Senza motori, ci trascina verso il pianeta. Ce la fai da solo? Certo, riparare la centrifuga, il combustibile e poi il riavvio completo. Ma dovrai stabilizzare l'orbita da lì. Sono pronto, fai in fretta, Isaac. Ok, quindi la console l'abbiamo attivata, ma dobbiamo attivare un po' di roba qua, tutto... Rifornisci i motori sud, i motori a nord e attiva la centrifuga. Ok, innanzitutto dobbiamo partire con i motori a sud, quindi andiamo di qua. Cosa abbiamo? Squartatore! Ah, bello questo, me lo ricordo quest'arma, è quella con che lanci la lama. Vedi che ho trovato le lame, infatti. Allora, ma lo dobbiamo riequipaggiare, no? Come si equipaggiava? Così. Squartatore. Equipaggia e ce lo mettiamo qui. Ok. Ottimo. Qua cosa abbiamo? Il bagno. Una capatina in bagno, non ce la facciamo. Una bella pisciatina. Richiesta di sicurezza recuperata. Beh, noi dobbiamo andare di là. Io ho paura che qua mi spunta qualcuno. Cazzo, sti audio. Dove cazzo è la sicurezza? Oddio, è morto. No, è vivo. Però ha sbattuto forte contro quella bandina. Ho trovato un po' di roba in questo. Oh, porca troia, che paura. Bastarde, docce di merda maledette. Bastarde, mi sono cagato addosso. Ma vaffanculo. Mentre ascolto quelli, mentre devo stare attento che non spunti nessuno e si aprono le docce. Ma porca macca, mi sono preso un colpo. Oh. Ok. Dove va? Porca miseria! Sparagliarti! Dai! No! Allontanati! Maria, calci nei piedi! Sui piedi! Non mi droppi niente tu? Sì, dammi un po' di munizioni, maledetto. Mi fai via paura. Carburante esaurito. Propulsore principale disattivo. Ok. Dobbiamo tirare quello. Allora, si faceva così. E così, ok. Andiamo. Devo attivare? Sì, vamos! Che paura, porca miseria. Mi sono preso un colpo prima con quelle docciazze di merda. Bene, stavolta non mi faccio fregare. Proviamo la lancialame. Lo squartatore adesso provo io. Andiamo. Vai. Ah, ma è vicino. Mamma mia, che palle. No, ma non si può fare sta vita. Via. Dai, che palle. Mamma mia, non so neanche come ho fatto. Vabbè. Oh, eccolo. Tu non esplodi? Sì.
Oh, un altro ce n'è qua. Vediamo la cosa delle lame. Bella lì. Vaffanculo, va. Pezzo di merda. Ah, ce l'abbiamo fatta. Andiamo un po' avanti, va. Se ci fosse un coso di salvataggio, io salverei anche. Ultima valvola, ok, capo. Rapporto sui progressi da Jacob Temple. I guai del propulsore non sono un malfunzionamento. Qualcuno ha chiuso i tubi del carburante del propulsore principale e ha danneggiato tutte le valvole. Abbiamo perso un'ora per ripararle. Dobbiamo far ripartire la postazione. Io se non mi attaccano non gli sparo perché spreco munizioni. Porca puttana. Non ho più stasi, non li posso bloccare. Ma dove vado come prima? Oh. Tesserino postazione sud. Probabilmente ci servirà, visto che dobbiamo riattivare il motore sud. Il magnetismo, no? Porca vacca, mi sono spaventato. Isaac, Hammond. Daniels, ce l'hai fatta? Grazie a Dio, dopo il ponte pensavamo... E invece sono qui. Sono barricata nel nucleo del computer. Li sento, ma non sanno che sono qui. Isaac, ho rintracciato il tuo rig al ponte tecnico, vero? Cerco di accedere come amministratore. Ti aiuterò io. Ah, quindi cosa vuol dire? Che me lo fa partire lei adesso quel coso? Fa... Abbassa. Oh, adesso è andato. Che fatica! Aggiungere carburante per riavviare il propulsore. Ok, quindi uno l'abbiamo attivato. Ok, adesso seguiamo. Adesso dobbiamo andare. Oh! Ah, fangulo! Un colpo mi ha preso. No. Bastardo. C'è l'altro dietro. Porco demonio. Non ho salute. Non c'ho niente. Carburante gestione. Dio santo. Accesso al vuoto. Come accesso al vuoto? Ah, sono andato a gravità zero. Ok, perfetto. È un mondo vado. No. Sì, ma sono troppi. Qua muoio sicuro. Dammi un po' di ossigeno, ossigeno. No, troppami. Kit medico, l'ho preso. L'ho preso, l'ho preso, l'ho preso. Caricalo. Ma porca miseria. Ma porca puttana. Senza munizioni sono, dove devo andare? Ma scusa, ce l'ho il tempo con sto cazzo di ossigeno? Ma non potevo andare... no? Porca vacca. Ma scusa, è più lento dei secondi che ho a disposizione, come faccio? Sento anche rumori strani. Ah, là c'è una cosa di ossigeno. Muoviti! Dai! Ma guarda che non si muove! Apriti! Ma guardate, è fatto proprio apposta questo maledetto. Non stava da far morire. Dove vado? Ah, ma c'è uno. Ma c'è il mostro dietro. Aspetta un attimo. Sarebbe meglio. Aspetta, con la lama, con la lama. Vieni qua. Per te sono lame. Infame. Prendi, prendi, prendi kit medico. Passiamo questo. Ok. Quindi ho rifornito i motori. Sequenza di rifornimento attivata. Combustibile sufficiente per l'accensione del propulsore. Ossigeno, dov'era l'ossigeno? Ok, il carburante c'è. Soltanto un quarto, ma dovrebbe bastare. Devo ripristinare la centrifuga, poi riavviare. Qualcuno ha incasinato i tubi del carburante. Dov'era l'ossigeno? Dov'era? Dov'era l'ossigeno? No. L'ossigeno, l'ossigeno, dove cazzo stava? Scusa, prima... Oh. Oh, è penetrato. No, non ci posso credere. Muori, 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 muori. Guarda che roba. Si sono buggati dentro l'ascensore. Guarda che roba.
Ho fatto talmente di corsa. Morirà? O non morirà mai? Mi colpisce pure, mi toglie salute. Ma il montacarri, cioè, sta andando avanti o si è buggato? Guarda che roba. Non muore. Porca vacca. Adesso sono giusto. Attiva la centrifuga. Facciamo qualcosa qua prima, va. Perché sto andando avanti. Il problema grafico, non ho abilità, ok. Proviamo, miglioriamo su fucile a impulsi, va. Sì, i danni, la capacità di munizioni. Che fucile a impulsi è quello che sto usando di più. E poi io migliorerei anche la tuta, sia per l'aria che per... Dor, cosa sarebbe? Ah, durata. Durata della stasi, sì. Ok, per ora penso che questi 5 nodi li ho spesi bene. Autorizzazione confermata. Il problema poi è anche la salute. Di no. Dio. Ci stiamo decontaminando per bene. Dove? Dov'è? Ah, ecco. Figlio di puttana. Muori. Dio, meno male che doveva fare più danni sto cazzo. Fucile di merda. Dammi. Dai, è finito, vero? Ti prego. Ah. Sequenza di decontaminazione. Alla centrifuga, dai. Grazie per l'attesa. Maria, ma le sentite le urla? Io spero che voi sentiate come sento io. In video. Allora. Controllo nord, controllo sud. Sud. Va bene. Sembra sud. Minchia. Sembra sud. E la madonna. Mi cago sotto. Righero indisponibile per la trascrizione inviata allo spazio. Ma... Oh. Non c'ho neanche il tempo di leggere. Cos'è? Semi? Semiconduttore in bronzo. Oh, buono. Accesso a gravità zero. Attenzione, centrifuga disattivata. Collegare manualmente i moduli generatore. Oh, ok. Ah, sì, mi ricordo, devo fare con... questo lo devo portare fin là. Perché lo devi tenere lì per un po', mi sa, premuto. Perché non va? Non mi... Che succede? Non me lo ricordo perché... Non mi ricordo perché fa così. Ah, ho capito! Ma non ho la stasi, come faccio? Sì, mi ricordo, devo fermarli. Non devono roteare, però adesso me lo sto ricordando. C'ho sto flashback, però... La stasi la devo ricaricare da qualche parte. Dove la ricarico? Stasi al massimo, ok. Quindi andiamo là. Ok, e poi così. Dai. Ok. Poi c'era l'altro sotto. Veloce. Dov'è? Bastardaccio. Aspetta.
Oh, ma non sei morto? Porca miseria. Attiva centrifuga. Da dove si attiva? Innesso attivato ad attivare il quadro comandi. Il quadro comandi è... Ti pareva? Dall'altro lato. Te pareva, oh. Ti pare che andavo subito nel punto giusto io? Ce ne siamo accorti. Ok. La centrifuga sembra di nuovo attiva. Ora via i propulsori, ok? Pronto la tua via. Aspetta. Ah, ma se io... Aspetta. Se io la fermo. Ma se io la fermo con la stasi, questo non è... Eccolo. Ci arrivo. Ossigeno. Mostro. No, non c'ho l'arma. Io ho sprecato. Dai. Muori. Figlio di un'androcchia. Grazie. Io secondo me quello posso anche fermarlo. Non so perché. Ho questa sensazione. Sono giusto? Sì. Dai che andiamo. Allora, ricarichiamo qua. Ora che lo sappiamo. Eccolo. Dai. Basta. No. Ah, meno male. Ma che cazzo era sta merda? Accesso a gravità zero. Di nuovo. Sai cosa, Hammond? Ho decriptato i file protetti. La CEC è stata qui per qualcos'altro oltre alle concessioni minerarie. L'alimentazione assente. L'epidemia è cominciata nella colonia dopo che i minatori avevano seguiamo. Qualcosa di alieno. Devo fermare. Ma spiegherebbe come mai esiste. Non ho di nuovo però la cazzo di cosa. Governo terrestre. Quando i minatori hanno trovato il manufatto, si sono verificati casi di allucinazioni, paranoia, suicidi. Ma la Ishimura ha portato comunque questo marchio a bordo, come se fosse stato questo il loro piano. Aspetta. Il marchio. Ok, aspetta, dov'è il marchio adesso? Nell'attiva. Fammi tornare un attimo. Non c'ho di nuovo la stasi per bloccare le lame. Vediamo se riesco a comprarmelo qua. Allora, schema sbloccato, l'oggetto era disponibile. Kit medico medio, ok. Ma a me al momento mi serve... No, non c'ho soldi! Ma non si può vendere qualcosa? Tipo questi. Vendilo in negozio per ottenere credito. Ok, vedi. Perché molte cose non me le ricordo. Compriamoci il pack stasi. Ma io quasi quasi me ne comprerei un altro. Vediamo se c'è qualcos'altro che posso vendere. No, munizioni non ne vendo. Ok, torniamo di là. Uff. Oh, porca vacca. Che cazzo succede? Aiuto. E la madonna. Lancia fiamme. Mi sa che mi sarà utile. Sarà molto utile questo lancia fiamme. Scommetto. Che schifo. Che schifo. E il lanciafiamme adesso lo dobbiamo equipaggiare.
Fanculo! Aspetta, aspetta, fammi equipaggiare il lanciafiamme. Lanciafiamme. Equipaggialo qui sotto. Bravo. Così adesso dove si va? Oh, dove devo andare? Di qua. La madonna. Dai. Devi affogare tutti. Porca puttana! Andiamo ad attivare questo motore. Vamos, vamos! Da dove si attiva il motore? Da qui. Energia necessaria per riavviare il motore, te pareva? Dai condotti di scappamento. Infatti sono di scappamento perché bisogna scappare. Oh. Che battute. Ah no, per forza vi devo uccidere allora. A calci! A calci di spacco! E dai. Avviamo manualmente i motori. Avviamoli, forza! Ce l'ho fatta! Alleluia, santa madonna! Benedetta dell'incoroneta. Torna alla stazione di trasporto. Ok, io adesso chiudo il video. Da dove cazzo si... Però vedi, come faccio a chiudere? Chiudo. Si muove. Di certo non grazie a chi ha sabotato quei cazzo di motori. Ce ne hai dato tutto il tempo. Siamo in rotta per l'orbita geostazionaria. Vuoi attraversare i detriti delle trivellazioni? Sì, con la difesa antiasteroidi. Il sistema SDA è offline. Io qui ho le letture. Hammond, la Ishimura è mal ridotta. Ancora un paio di colpi e si distrugge. No, se non ve ne foste accorti, è mal ridotta la Ishimura. Daniels, dammi tutti i tuoi dati. Correggiamo la rotta. Isaac, tu disattiva il blocco del trasporto. Io apro la stazione. Vediamoci lì, dobbiamo lavorare insieme. Ok. Perfetto ragazzi, allora è stata un po' dura effettivamente questa fase di Dead Space 3, però è bello il gioco, cioè io me lo ricordavo bello ed effettivamente è bello, solo che ogni tanto ti ritrovi appunto in perfetto stile survival, senza munizioni, senza varie cose per andare avanti, quindi si fa un po' più di fatica, ma alla fine quello che conta è sempre portare la pagnotta a casa e noi ce la faremo sempre, questo è l'importante. Se vi è piaciuto questo terzo episodio della serie su Dead Space, lasciateci un bel mi piace, stavo per dire un bel cuoricino, ma su YouTube non ci sono i cuoricini, quindi lasciateci un bel mi piace, mi raccomando, spolliciate bene, iscrivetevi, mi raccomando se non l'avete ancora fatto, la campanellina, perché così almeno sentite quel suono ogni volta che pubblichiamo un video. Social network, Instagram, TikTok, seguiteci su Twitch, sito internet, e da Spadolone85 è tutto, noi ci vediamo alla prossima, ciao.